Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il decreto legge semplificazioni sembrerebbe arrivato all'addirittura di arrivo, sembrerebbe, sarebbe già sul tavolo dei ministri. Si va dalla pubblica amministrazione ai cantieri, ma vediamo le prime indiscrezioni. Appalti, abuso d'ufficio, su cui nella notte appena passata il Consiglio dei Ministri ha raggiunto, sembrerebbe che abbia raggiunto un accordo. Italia Viva però ha espresso la sua riserva, dell'economia circolare, i parchi nazionali, le energie rinnovabili, passando per i commissari straordinari da nominare per seguire interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità, fino al programma nazionale di riforma, l'assestamento di bilancio, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, tutto in una notte. Così il Consiglio dei Ministri deve dare poi l'ok su decisioni veramente rilevanti, che nei prossimi mesi viene convocato anche, comunque in tarda serata erano le 21:30. Poi comincia alle 11 e va avanti tutta la notte. I temi all'ordine del giorno sono tanti, soprattutto il più importante è quello che delle semplificazioni per l'apertura dei cantieri. Dice Giancarlo Cancellieri, viceministro 5 Stelle, il paese ha bisogno di un piano shock, un po' scimmiottando quello che diceva Matteo Renzi, vi ricordate, il piano shock all'economia, che era principalmente la apertura di cantieri per circa 120-130 miliardi di euro. E in realtà i cantieri fermi sono per 129 miliardi di euro. Ma alla fine Conte dove trovare la quadra tra le varie posizioni e rigidità, cercando una tregua con il formula del salvo intese. Cosa vuol dire? È come quando vi arriva un pacco che uno firma salvo verifica, poi uno guarda il pacco se dentro dopo si è spaccato. Quindi salvo intese, la firma vuol dire firmiamo fino a qui e la prossima volta ripartiamo da quello che fino a qua abbiamo concordato. Questo è si è concluso a tarda notte con salvo intese. Quindi si parla di un cambiamento epocale e necessario. E così lo stesso capogruppo poi PD alla Camera, Graziano Del Rio, che spiega che i ministeri dovranno dare poi il loro via libera. Quindi quello di ieri sera è solo il primo tempo di una lunga trattativa. Poi se si parla di lunga trattativa, per come la intende Giuseppe Conte, stiamo freschi se è una lunga trattativa in stile Conte. Mentre Luigi Di Maio ostenta una sicurezza maggiore e che annunciando l'approvazione del decreto parla di un altro passo importante per il futuro di questo paese. Intanto proprio oggi che è il 34esimo compleanno di Maio, quindi stempera anche le tensioni dicendo siamo in Consiglio dei Ministri con gli amici di sempre con cui abbiamo costruito tutto questo e con cui combattiamo tutti i giorni per migliorare questo paese. Gli amici di sempre non credo che siano quelli del Partito Democratico. E poi abbiamo costruito tutto questo, realmente viene da chiedersi quale sarebbe il costruito tutto questo? Di che parla? Parla del reddito di cittadinanza? E poi? A parte che è fallimentare il reddito di cittadinanza, tutto quello che ha costruito Luigi Di Maio e questo governo, che cosa sarebbe? No, è una curiosità che ho. Se voi sapete di che cosa sta parlando Luigi Di Maio, scrivetelo nei commenti. Il decreto semplificazioni sono 100 pagine, beh, sono già meno delle 800 del decreto rilancio, 100 pagine, 48 articoli. Quindi bisogna realizzare un'accelerazione degli investimenti delle infrastrutture, ma anche introdurre misure
di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale. Intanto, attenzione che il decreto semplificazioni non significa che il giorno dopo si aprono cantieri per 129 miliardi. Potrebbe essere anche un flop, perché le semplificazioni devono poi essere vere semplificazioni, non solo di facciata, se no i cantieri non si aprivano e non si aprono e non si apriranno. Quindi bisogna adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente, di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica. E sulla semplificazione degli appalti, sul modello Genova, le posizioni all'interno della maggioranza sono tutt'altro che omogenee. La digitalizzazione della pubblica amministrazione mette tutti d'accordo grazie al pacchetto che prevede l'aumento dei servizi digitali sia per i cittadini che per le imprese, la velocizzazione delle pratiche con la pubblica amministrazione attraverso l'identità digitale e l'applicazione dedicata IO, la comunicazione più trasparente e rapida tra banche e dati. Ma sono bloccati, le posizioni opposte sono sulla semplificazione degli appalti, perché il PD non vuole semplificare gli appalti, ma vuole solo rendere le procedure più veloci, perché il PD dice evitare cioè essere più veloce l'appalto non significa cancellare quasi tutto, che l'appalto parte solo con una semplice dichiarazione. Quindi il PD dice dobbiamo velocizzare ma non snaturare quelli che sono i controlli in atto, mentre dall'altra parte i 5 Stelle vorrebbero semplificare, snaturare e velocizzare, però il PD non è d'accordo, dice le due cose non sono collegate. Ma intanto nel Consiglio dei Ministri c'è un altro programma gigantesco, che è quello Programma Nazionale di Riforma. E a me viene da pensare, se per il decreto rilancio ci hanno messo 50 giorni, per questo che è gigantesco, il decreto semplificazioni è enorme, all'interno contiene un'altra cosa enorme che il Programma Nazionale di Riforma, praticamente dentro questo decreto semplificazioni, c'è dentro di tutto e di più. Spiegatemi come farà Conte e compagnia cantando a fare questo in tempi brevi, se con quello del chiamato rilancio ci ha messo 50 giorni e poi si scopre che mancano anche le coperture di quel decreto rilancio, come io avevo supposto e pensato proprio nei giorni scorsi. Se avete visto il video, quando mi chiedo, ma la cassa integrazione che non viene ancora pagata a 323.000 italiani, saranno ritardi burocratici o sarà perché non ci sono i soldi e aspettavano quelli del MES da prendere e utilizzare anche se non si può? Stavano aspettando quelli del fatidico Recovery Fund, questi soldi a fondo perduto, 80 miliardi che Conte ha detto, vabbè, datemi, cominciate a darmene un po', dai, che mi servono. Probabilmente le minori entrate fiscali indirizzano praticamente tutte le entrate fiscali al pagamento delle pensioni, quindi è rimasta scoperta gran parte della cassa integrazione, perché voi sapete che quando è stato pensato di mettere in cassa integrazione un certo numero di italiani, non si erano fatti bene i conti, mancavano 6-7 miliardi. Qualcosa hanno recuperato qua e là, ma mancano ancora dei soldi per pagare completamente la cassa integrazione a tutti. E parlano di ritardi, la colpa è l'INPS, Conte va dal presidente dell'INPS a dire vediamo che succede, vediamo che si può fare, ma probabilmente il fatto è che mancano i soldi, ma non lo dicono che mancano i soldi. Quindi durante questo colloquio notturno, questa riunione notturna, c'era anche il Programma Nazionale di Riforma, che serve per andare in Europa con un piano credibile di riforme, e che il giorno prima del tour europeo del Premier, che oggi comincia, riceve il via libera del Consiglio dei Ministri. Approvati, spiegano fonti del governo, anche il disegno di legge di assestamento di bilancio e di rendiconto dello Stato.
ma si profila il terzo scostamento di bilancio del 2020, altri 20 miliardi di euro per mettere in sicurezza le misure di contenimento pensate per combattere la crisi creata dall'epidemia. Il tempo stringe, l'autorizzazione dovrà arrivare entro la fine di luglio. L'autorizzazione da dove? Dal Parlamento. Entro fine di luglio dovrà esserci un voto dove i numeri sono veramente in aria. Non si sa, qualunque sia le prossime votazioni, se passeranno alla prova del Senato e anche a questo punto della Camera dei Deputati. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.